Ciao a te e benvenuta in questo nuovo video che è un video testing. Allora, stiamo per uscire, stiamo andando fuori a una serata che vedrete ovviamente in un vlog perché vi ho vloggato e voglio testare con voi la Melted di Too Faced. Questa è in colorazione fig, mi sa. Dovrebbe essere in colorazione fig. Allora, come si presenta la Melted? La Melted si presenta in questo modo, dovrebbe essere un liquid lipstick, quindi un rossetto liquido, e la colorazione è questa qui, la colorazione che ho io, scusate, la colorazione che ho io è questa qui. Adesso ve la faccio vedere indossata e poi vi farò vedere successivamente, dopo che ho mangiato, dopo che ho bevuto, eccetera, come si è comportata, se è rimasta, se se n'è andata, eccetera. Quindi, ora indossiamola subito. Allora, è sicuramente facilissima da stendere e poi già alla prima passata ha un colore impeccabile. Allora, ho applicato il rossetto ed è questo qui. L'applicazione è molto molto semplice ed è anche molto molto scorrevole. Allora, l'applicazione è decisamente molto semplice, il prodotto è molto scorrevole, è abbastanza liquido, non liquidissimo. Adesso aspetto che si rapprenda un po' sulle labbra e vi faccio vedere l'effetto. Comunque, l'effetto adesso è questo qui, è molto molto lucido. Lucidissimo, e il colore è questo. Niente, appena si è un attimino rappresa vi faccio vedere come si presenta, se magari secca le labbra oppure rimane sempre in questo modo. Scusate il bordello, ma stanno di là che stanno guardando la TV, non so cosa stanno facendo, comunque mi stanno aspettando, quindi andiamo. Allora, sono in macchina e volevo dirvi un attimino. Allora, la tinta si è asciugata e è come velluto sulle labbra, non è propriamente secca, è come se fosse velluto ed è molto confortevole, non secca le labbra e rimangono morbide. E un pochino di lucidino rimane, però alla fine l'effetto finale è molto 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 carino. Quindi ecco, questa è la situazione una volta asciugata la tinta. Adesso proviamo ad andare a prendere la pizza, a mangiare e vediamo che succede. Ragazzi, epic fail, proprio epic fail. Ho mangiato, è vero che ho mangiato la pizza oliosa, però porca miseria. Ho mangiato una focaccia con dentro il prosciutto cotto, la maionese e il pomodoro e un pezzo di margherita. Cioè, questo è il risultato. È praticamente andato via tutto, è rimasto solo il contorno. Cioè, epic fail veramente, bocciatissima, almeno per me, per il mio gusto personale, perché per il mio gusto personale deve rimanere, stop, non deve andare da nessuna parte. Comunque, questo è tutto il video testing, perché dopo questa non cioè, che testo, non c'è più niente, quindi dopo una mangiata di due pezzi di pizza la tinta scompare. Quindi, tirate voi le somme, commentate qui sotto e ci vediamo al prossimo video.